Ciao a tutti! Oggi vediamo come decorare una bottiglia nuova da regalare. Vogliamo scrivere la parola auguri. Innanzitutto metto una striscia di carta gommata orizzontale proprio per avere una guida ed utilizzare uno stencil. Come vedete non attacco lo stencil, ma lo tengo direttamente con le mani perché a ogni lettera mi devo spostare. Allora inizio con la A maiuscola e direttamente con il mio incisore elettrico entro nelle parti vuote dello stencil come se fosse l'utilizzo di un pennarello. Naturalmente devo utilizzare una punta diamantata ad alta velocità perché è l'unico modo per andare a graffiare il mio vetro in modo da poter scrivere direttamente. A ogni lettera devo spostarmi mantenendo la parola bene in orizzontale sulla striscia di carta gommata che ho applicato. Qui vediamo la A e la U. Pulisco con un pennello per togliere un po' la polvere che si è venuta a creare. Devo proseguire con le lettere successive. Passiamo alla G che andrà al di sotto della riga, ma non c'è problema perché con la punta diamantata posso andare ad incidere anche attraverso la carta gommata. Vado a riempire la G per ora, faccio solo i contorni delle lettere, successivamente andrò a riempirle. Ecco, qui vediamo che la G, la parte bassa, è andata anche ad incidere attraverso la carta gommata, quindi non c'è nessun problema. Non ci sono pericoli per la bottiglia, non si rompe. L'unica accortezza è quella di non utilizzare una bottiglia con l'interno spumante o vino frizzante, ma deve essere un vino fermo, perché la pressione con le vibrazioni del mio mini trapano possono la pressione, dicevo, può aumentare e quindi può scoppiare la bottiglia. Questo non accade per un vino fermo. La punta diamantata che utilizzo è piuttosto fine, io mi trovo bene con quella a forma cilindrica, ma possono essere anche palline o coni. Ecco, posiziono sempre la lettera al di sopra della mia striscia di carta gommata proprio per mantenere bene la scritta orizzontale. Mi manca l'ultima lettera. Io utilizzo questo trapanino che è di ottima qualità, è molto preciso, stabile, vibrazioni ridotte al minimo, mi permette di andare a fare lavori di alta precisione. Ecco, fatto la mia scritta, adesso si tratta di andare a riempire bene le lettere e a rifinire nel dettaglio. Posso a questo punto togliere anche la carta gommata oppure proseguire riempiendo le lettere.
è un bel modo per fare un regalo personalizzato, originale, ma molto semplice. Come vedete, si tratta solo di avere un po' di pazienza e andare a rifinire ogni lettera. Qui ho aumentato un po' la velocità del video perché non sia troppo noioso. Ogni tanto pulisco con il pennello proprio per togliere un po' la polvere che si viene a creare. Ecco che una volta finita l'incisione posso togliere la mia carta gommata. Il risultato è davvero soddisfacente. La persona che riceverà una bottiglia così decorata sarà sicuramente molto impressionata da un regalo così speciale. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica e andate anche a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com. Troverete sicuramente tanti articoli interessanti per i vostri hobby creativi. Vi aspettiamo, ciao a tutti, alla prossima!